La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno. Ok. E tu, nel senso, non sei partecipe di nessuna house, giusto? No, cioè, nel senso, ho un gruppo, però, di amici. Un gruppo studio, in cui noi siamo tutti TikTok, però siamo cresciuti tutti insieme, non è una cosa bello. Che bello. Una vita che conosciamo e facciamo una house, perché, cioè, per me... non è una cosa molto sensata alla fine. Ok, vuoi 900.000 su TikTok? Allora sì, dai, tutto schermo ci sta. E che cosa ne pensi di Stardust? No, allora, c'ho delle persone che conosco dentro, ma conosciamo anche noi. Cioè, tipo Brisda, Giulia. Mamma mia! Cioè, conoscendole di persona sono davvero brave persone, sono proprio persone belle, però... No, non stavo a dirti, scusami, che mi sono scioccato un piede. Però come io do una sensazione di essere un tipo di persona allo schermo, anche loro. Cioè, nel senso, se io non li avessi mai conosciuti, avrei pensato quello che pensano gli altri. Cioè, ho capito. Sono una casa un po'... Però è un'impressione che danno i social. Cioè, dalla realtà sono tutte altre persone. Ci trovo bene uscire. Ho capito, perché ma... Alle volte... Cioè, tu per caso conosci Sofia Crisafulli? Eccolo. Ovviamente. In che senso? La conosciamo. Ma c'è qualcosa che come dire, va contro la incolumità sua e la tua? Non ho più niente da dire sulla sua persona, anche perché non mi interessa più di tanto e abbiamo preso due strade diverse. Ah. E me la no. Così. No, bannano. Come bannano? Avete preso due strade diverse, quindi effettivamente tra di voi c'è dell'attrito? La tensione. Cioè, Madonna. C'era nel momento in cui abbiamo... distaccati i rapporti, però ora come ora c'è, cioè, alla fine non ho più niente di cui. Ho capito. Ho capito. Cioè, capito. Non sono una persona che tiene il rancore per tutta la vita, però. Sono veramente una bestia! Ciao! Ciao, sorella maggiore Camilla! Camilla! La sorella mi sta guardando in televisione. Vabbè, televisione. Io non ho niente da dire. Ciao Sofia, come va? Tutto bene. Ma vi conoscete? Purtroppo. Ah, ma è così grave la situazione? Ma non mi va di parlare di lei, non mi va di vederla, non mi va di... Cioè, ah, non ho niente da dire. Fosse una roba... Ma quello che dovevo dire l'ho già detto, non ho niente da dire. Ho esagerato? Semplicemente non mi faceva piacere vederla, cioè se non la seguo su TikTok perché non voglio vedere su TikTok, se non la seguo su Instagram perché non voglio vederla su Instagram, non è che voglio vederla qua. Certo. Sarà un motivo perché non voglio vederla. Beh, ma pazienza, tanto il content lo porto sempre. Allora Rubino, non so se hai notato la situazione scomoda che si è venuta a creare purtroppo, io di questo ne sono veramente rammaricato. No, si vede. No, si no, vede. Allora, ma perché devi sapere, cara Sofia, che nel senso io la vita la vivo per come è e per come si presenta. Ti vedo vabbè, un po'... Sì. Vabbè, allora, io non sono perfetto, ho i miei difetti... Faccio dei favori, ma ogni tanto magari mi prendo anche qualcosa in cambio. Cioè, ti ho fatto conoscere Ibra, l'anima. Ti ho fatto conoscere anche il ragazzo nuovo. Cioè, almeno un piccolo dissing creato in live può anche essere interessante. Guarda, ma io di lei, con lei, ho già parlato troppo, capito? Io. Ma chi è? Ma perché vi siete dissate? Cosa è successo? Cioè, non ho proprio più voglia di vederla, di parlare di lei. Ma tu è Angelica? Mi sono levata il suo peso? Va buona, cioè non ne parlo, cioè quando mi introducono in giro, dico buona, basta, cioè la vedo, cambio strada, però non la vedere, non c'ho voglia neanche di parlarne, capito, non mi va. Ma perché, ma io non ho capito che cosa è successo, se mi fa un piccolo riassunto. Non voglio disputare anche su di lei, non voglio disputtanare, non voglio veramente. Angelica? Oh, lei si sta bevendo un bel succhino. Mi fate il favore di... farmi parlare, per favore, ma io lo faccio per il bene di Angelica e tutti lo sanno, quindi non fatemi parlare per favore. Ma io non so nulla, Sofia, io questa cosa non so. Ah, meglio, Rubino, ma allora,
mettiamo un velo, come se questa storia fosse un cadavere che dobbiamo coprire. E... anzi, perdonami Sofia se in qualche modo ti ho infastidita mettendoti davanti. A parte che quando sei entrata lo sapevi che c'era. Ho fatto una faccia quando mi hai visto nel backstage e l'hai vista benissimo anche tu la mia faccia. Ma io ho aspettato un po' che stavi nel backstage qualche secondo, perché così vedevo che se proprio era così grave uscivi, capivo. Ma il punto è che io non è che la vedo e la insulto, io la evito, cioè io la vedo, gliel'ho detto, non ho niente da dirti, buona, non ho niente da dirle, guardi in faccia, cosa devo fare? Mazza, ha fatto una cosa grave allora Ma non è la cosa, non ha fatto una cosa grave, è che eravamo amiche e mi ha dato fastidio la cosa che ha fatto, perché non siamo più amiche, mi dispiace perché abbiamo perso il rapporto, prossima volta si comporterà meglio con altre sue amiche. Ah, è uscita col tuo ragazzo? No, bisogna... Rubino, non andare a mettere il coltello nella non vuole parlarne. Io chiedo, basta. Non so cosa succede. Non vuole parlarne. Come si chiamava sto ragazzo? Sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. No, non ne parliamo. Cambiamo, adesso la situazione è un po' scomoda, nel senso che c'è Angelica nel backstage che beve un sorseggio e un succo di frutta all'ananas, credo. Fai così se all'ananas, Angelica? No. Okay. Sì, no, all'arancia. Vabbè, è un succo di frutta. E quindi effettivamente non... Mamma mia, Sofia, un po' di... Oh, è andata via Angelica. Oh! Cosa è successo? Vediamo un attimo, se è andata via perché si è arrabbiata o qualunque che cosa. Che dispiacere, ragazzi, davvero. No, non parliamo, non trattiamo così... Ah, ha scritto che rientra. Ora posso trasformare il mio peluche in felice. No, è crashata. Adesso sta per rientrare. Eccola! Scusa. Ora è di nuovo triste. No, no. Cerchiamo di rispettare la gente, perché il rispetto è un'arma su cui dobbiamo... Vuoi vedere il mio squalo peluche? Non ricordarlo a me, Green. Non ricordarlo a me, sì. Io pure ho un bel peluche a forma di squalo. Sì, in mezzo alle gambe. Vedere. Va bene, Rubino. Ma dai, no. Ma perché... No, sì, è così. No, sono qua. Guarda, aspetta che lo tiro fuori, aspetta. No! Vabbè. Allora, vabbè. Io la faccio entrare. Parliamo. Cioè, sarà difficile parlare d'altro. Noi non vi guardate. Insomma, Angelica, per te, ok? Ok. Eccoci. Era un succo all'ananas? All'arancia? No, all'arancia. Ah, c'è anche all'ananas. Arancia e ananas insieme. Quale di due vuoi? No, nessuno, io sono astemio. come va Angelica? Tutto bene? Io sì. Sei tranquilla? Sì. No, non lo so, è una situazione... È una situazione molto scomoda, mi trovo. Cioè, effettivamente mi capita poche volte di essere in situazioni così scomode. Non so se Rubino sia d'accordo con me. Poche volte, per modo di... Vabbè, ma... però... No, però la cosa, io vorrei sapere, ma là questo TikTok si guadagna? Io vedo tutti i TikToker che si piano ville, case. Cioè, là si guadagna un bel po'. Io avevo... Cioè, dipende. Cioè? Ci sei... Se è una persona che fa tante visualizzazioni, sì. Tante perché quante? Alla fine se hai tanti... Fai che con 100.000 visual, se non mi sbaglio, guadagni 4 euro. Quanto? Quindi per guadagnare bene 4 euro, perché alla fine ogni 1.000 visual sono 4 centesimi. 10.000, 40, sì, ma, 54. Non credo che i TikToker guadagnino con le visualizzazioni, ma più con gli sponsor. Con le collaborazioni, immagino. Sì. Non so se c'è ancora, ma anche con le visualizzazioni, per chi è maggiorenne al fondo credo. Sì, ma nel senso, immagino che sia quasi il rimborso spese del taxi per venire lì. Sì. Cioè, veramente, TikTok paga letteralmente pochissimo le visualizzazioni. Sì, anche perché non paga le visualizzazioni americane, tutte quelle, paga solo quelle italiane, che sono poche. Ho capito. Beh, facciamo, non lo so, facciamo un attimo una...
Una posa screen per la copertina di Webbo? No, guarda. Dai. Vabbè, dai, un po' di educazione. Ma per Webbo, dai, dai. Per Webbo. Cheese. Col cane. Col cane. Non ce n'è bisogno, guarda, te lo giuro, non c'è bisogno. Okay. Vabbè, era per drammatizzare un po', insomma. No, ma io non voglio... Cioè, nel senso, queste live qua, come sai, Sofia, come sanno tutti, sono... Cioè, nel senso, sono un via vai. Cioè, nel senso, se tu non te la senti di stare in live, nessuno ti obbliga a restare, nel senso... Sì, sì, ma è molto sciocco. Non ho problemi. Beh, diciamo che non sembra, ecco, da quello che dici. Penso che se avessi avuto problemi sarei uscita. Ah, ho capito. Certo. Ho capito. Però sai la cosa che mi dà più fastidio? È che, dato che in questa diretta non sono proprio la solita Sofia sorridente che parla con voi tranquillamente, poi la chat può pensare che magari io sono quella scorbutica che sta in diretta, però voglio dire, un messaggio alla chat così non sono così sempre, però se mi metto in discussioni che non mi piace stare, diciamo che non riesco a essere la persona più simpatica, felice del mondo, sicuramente se mi avessero messo Gaia, una mia amica con cui non ho niente di male, con cui non ho avuto rancori, discussioni, niente, sicuramente sarei stata felice, spensierata, tranquilla come lo sono sempre stata. Però è ovvio che penso che succeda. Vabbè, sì, se c'è stato dell'attrito fra, certo, di voi, è normale, certo, che... certo, certo. Gaia è bella tosta, poi pure. Sì. Vabbè, tanto comunque Angelica mi sa che l'abbiamo completamente persa, quindi forse è il caso che la salutiamo. Angelica, ormai siamo più o meno 3 FPS negli ultimi 10 minuti. È stato un piacere, Angelica. Buon divertimento. Anche per me, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Oh, uscita da sola. Posso tornare? Molto felice adesso. Cambierò questa faccina. Io una faccina felice. Guardate che carina. No, dall'altra parte. Così. Ok, ci sono un sacco di cuori viola in chat per te, Sofia. Quindi ci sono un sacco di cuori viola per te in chat. Quindi probabilmente la chat ti ha capito e ti vuole bene. Sostiene. Sì, ti sostiene. Ti sostiene.